fatto, fateci vedere chi è il più forte dallo stadio Via del Mare. Buon pomeriggio da Dario Sanghez in diretta e in esclusiva su Serie C TV. I 22 che si affronteranno stanno per entrare in questa bolgia, in questo Via del Mare, tutto giallorosso, ricordiamo. Parte, tutto pronto, partita in questo momento, la sfida dell'anno è iniziata, Lecce Catania, adesso sono partiti. Ancora Lepore, cerca la profondità prima di mettere il pallone in mezzo, in area di rigore, nell'area piccola, poi libera come può il Catania. Caccavallo, si incrocia con Caccetta, ancora Caccavallo, cerca la conclusione a giro! Sopra la traversa deviata. Devi scuriare, c'è Caccavallo che può controllare prima di spingere il pallone in avanti per la ripartenza da parte di Di Grazia, ancora Di Grazia, davanti a lui c'è Lepore, Di Grazia lo punta, entra in area di rigore, Di Grazia la conclusione, poi la risposta da parte di Perucchini, calcio di rigore per il Catania, calcio di rigore, ha deciso così il signor Lorenzo Maggioni, rivediamo il replay per capire quello che è successo, voi da casa. Perucchini cerca la concentrazione, il fischio, la rincorsa di Lodi, pallone da una parte, portiere dall'altra, Catania in vantaggio, ha segnato Lodi al 19esimo, ha trasformato il rigore Lodi, Catania in vantaggio 1-0 a Via del Mare con il calcio di rigore concesso dal 19esimo, si è sbloccato il big match, Lodi ha portato in... Di Grazia, preferisce invece mettere il pallone in mezzo, la testa da parte... Pallone dentro a cercare Torromino, su di lui c'è Aia, poi la conclusione di Caturano. Largo sulla sinistra, Torromino, due davanti a lui, mette il cross di testa Caturano, Pisseri si deve distendere. 8 minuti e mezzo della ripresa, ancora il tiro dalla distanza sul pericolo, pallone che esce fuori. L'ovazione per Matteo Di Piazza, cresciuto nelle giovanili del Catania. Altro ecco la linea, ancora Mancosu. Il cross messo in mezzo, Caturano, il pallone che scivola, non c'è nessuno. Non c'è attenzione, si mette davanti, lo porta fuori, poi lo scaraventa lontano. Adesso Di Grazia si lamenta con il direttore di gara. La testata di Devi Sicuriale a Cosenza, gli ha dato una testata. Che... Vanigli in campo a predicare calma, giallo per Devi Sicuriale. Brutta reazione di Devi Sicuriale che adesso riprende il pallone, Devi Sicuriale in area di rigore, Devi Sicuriale, ancora Devi Sicuriale, prova la conclusione, pallone di poco al lato, Mancosu, dentro per Di Piazza, pallone, la ripartenza di Di Piazza, ancora Di Piazza, supera Bogdan, ancora Di Piazza contro Pisseri, Di Piazza, Matteo Di Piazza, lui è entrato e ha segnato, ha messo la firma, Matteo Di Piazza ha pareggiato per il Lecce, esplode il Via del Mare, 1-1 al 21esimo del secondo tempo, Matteo Di Piazza, l'ottavo gol di Matteo Di Piazza. Russotto, la conclusione. Rigoni se ne va in velocità, ancora Rigoni, la sua terra, cercare Sonev, la conclusione completamente sbagliata, Sonev tiene il pallone, vicino c'è Di Piazza, ancora Di Piazza, prende la mira, Di Piazza, il tiro a giro fuori, subito dentro per Lepore, il pallone dentro, di testa Di Piazza. Adesso arriva il triplice fischio del direttore di gara che manda